Hola amigo! Terzo episodio del quiz dedicato ai batteristi. I concorrenti di oggi sono due grandissimi, Alex Battini de Barreiro e Lele Boria. È stata una puntata pazzesca, ci siamo fatti un sacco di risate, guarda com'è andata! Ragazzi, benvenuti! Ciao Dado, ciao Lele! Ciao Dado, ciao ragazzi! Allora, oggi ho due uomini latin, due uomini latin fusion. Ciao Ermanito, di Tino Ermanito! Ciao, ciao Lele! Cos'è? Cos'è sta roba? E noi ci salutiamo così, abbiamo suonato tanto insieme salsa, io e Timbales, lui alle conga, e ci salutavamo sempre così in serata, fine con le serata, due punte dell'indice che vanno e vai, verso il cielo. E vai, allora voi siete anche molto amici, che è una cosa bellissima, ma alla fine di queste 10 domande penso che la vostra amicizia sarà compromessa, perché qua ora ci si sfida seriamente. Voglio il sangue. Comincerà Lele, ho deciso io, va bene, quindi vi presento il quizzone, siete pronti per la prima domanda? Lele, tocca a te, attenzione. Allora, Vinny Colaiuta recentemente ha utilizzato, solo per un breve periodo, un marchio di batterie. Di quale brand? Sonor, Ludwig, Pork Pie, Tama. Allora, ti dico questa cosa qui, che Vinny... inizialmente, proprio all'inizio della sua carriera, ha usato Sonor, però credo non sia mai stato endorser ufficiale. E poi è stato, però, ora è Gretsch ovviamente, ma è stato per un breve periodo Ludwig. Sono piuttosto sicuro di questa cosa qui, perché oltretutto io adoro i set di batteria. Guarda, anche quando vado a suonare mi faccio le foto e poi continuo a guardare le foto del mio set, quindi proprio sono siamo tutti dei nerd qua. Pazzeschi, anche gli amici che suonano, ma anche Alex sì, che sì, in chat. O quando hai montato, mandami una foto dall'alto, voglio vedere. Ce lo chiede, sì. Ma va, che figo. Sì, allora sì, clicco sì, B, sì. Clicco B, direi di sì. Direi vediamolo. Sì. Ed è giusto, è giusto. E allora andiamo a dare un bel centone a Lele. Tocca ad Alex, andiamo avanti. Bella questa cosa che hai detto della Sonor che aveva all'inizio, Perché sì, in effetti poteva. Certo, poi lui è sempre stato Yamaha e Gretsch, no? Esatto, io so anche che quando usava Gretsch poi usava Yamaha, però anche io sapevo anche il contrario. Anche il contrario, comunque sono sempre leggende metropolitane fondamentalmente sugli sì, come Steve sì. Jordan, sono 30 anni che usa la Yamaha, non ho visto una foto in studio con una Yamaha. Vabbè, basta. Allora, sei pronto Alex? Urca. Questa è facile. Chi suona Urca. La batteria nel brano Take 5 di Dave Brubeck? Jeff Hamilton, Joe Morello, Art Blakey, Gene Krupa. Beh, insomma, dunque, sono quattro batteristi bellissimi, bravissimi. Ricordati che una domanda, vi do un aiutino. Di solito una delle quattro proprio non può essere. Va bene, una delle quattro di solito non può essere. Esattamente. Ma infatti, quale può essere invece? Allora, Gene Krupa, diciamo che lo escluderei. Certo, c'è Jeff Hamilton che a me tra l'altro piace da morire, però io so che insomma la storia dice che Joe Morello era il batterista del quartetto, quindi direi Joe Morello, direi la B. Vediamo la B. Ti becchi un bel centone. Joe Morello, un gigante pazzesco. Ecco, parliamo un attimo di Joe Morello, anche dei suoi metodi e tutto, visto che voi fate un sacco di didattica di spessore. Usate i metodi di Morello? Sì, io sì, ma l'ho riscoperto, l'ho ripreso in mano, beh, ce l'ho da quando uscì, quindi ti parlo di... saranno, ragazzi, 20 rotti anni, immagino, no? E l'ho ripreso in mano ultimamente ed è fantastico, un metodo che non ho mai capito fino quale a fondo. Quale dici, Master Studies o quello esatto, suggerito? Sì, sarà quello lì. Master Studies, che è una cosa pazzesca, soprattutto per i polsi. Per lui ne ha fatti due, mi pare, no? Master Studies 1 e 2 e poi quello, quello suggerito. E il Master Studies 1 praticamente, se non erro, è una sorta di via di mezzo tra stick control e assent rebounds, esatto, no? Che lui era legato un po' a tutto quel mondo lì. È una sintesi di quella cosa lì e adesso lo sto studiando ovviamente con un'altra testa, con un altro approccio, diciamo anche con un altro livello tecnico, ed è un libro pazzesco, ci sono degli spunti incredibili, ragazzi.
Quindi, per chi non lo sapesse, un libro per la tecnica principalmente delle mani, poi chiaramente l'applicazione la puoi andare a fare dove vuoi. E va bene, bravo, bravo, siete pari, ragazzi. Terza domanda tocca a Lele. Allora, per quale crimine è stato imprigionato nel 1983 il grande Session Man Jim Gordon? Attenzione. Mamma. Ha ucciso la madre. B. Ha sparato a un poliziotto. 3. Ha rapinato un market. D. Traffico di marijuana. E vabbè, qui ragazzi. Questa è un po' da intenditore. Subito. Pensate che l'ho scoperto guardando una clinic online di Jeff Porcaro che parlava all'MI, una clinic che è uscita di recente ma è di molti anni fa, dove citava sta cosa e tra l'altro quando lo dice tutti, perché era l'idolo di Porcaro. Allora Lele, tu cosa sai? Allora, ci devi buttare proprio la grande o... Esatto, premetto che non la so. Allora vado per esclusione, vuol dire faccio un po' il cane da tartufo. Beh, ha ucciso la madre? Non credo. Una roba del genere? Non credo. Ha sparato un poliziotto anche quella cosa lì? Beh no, aspetta, ha rapinato un market, mi sembra una strozzata anche quello. Oddio. Cioè, questo era uno che lavorava, era uno, voglio dire... Cavolo, era il session man numero uno a Los Angeles, esatto, uno dei numeri uno. Per cui credo che si facesse qualche bombazzo di marijuana e che avesse, diciamo, svaccato. Ha svaccato. Sì, allora clicco di. Magari la va dentro le custodie della cassa, del derulante, che ne so. Sì, aveva la cassa 26, però dai, magari. Cioè... Lì, permetto che non la so. Vado di D? Vai. Ai. Non è, ragazzi, non è la D. Alex. Alex, lo so. Allora, io direi ha ucciso la madre, non credo, perché sennò magari gli avrebbero dato l'ergastolo. Poi è un fatto piuttosto importante. Boh, ma io punterei sul market rapinato. Vai. No, non è il market. Che caspita, allora ha sparato un poliziotto. Sì, per forza. Lele, cosa dici? Ha sparato un poliziotto, dai. Vediamo. No, ragazzi, ha proprio ucciso la madre. Vuoi dire che ha proprio ucciso la madre? Ha ucciso la madre, ragazzi. Dio mio. È una storia pazzesca, perché praticamente lui a un certo punto si è cominciato a strafarsi di, non so se LSD, roba del genere, e continuava a sognare questa cosa che la madre doveva morire. Insomma, questo qua è andato e l'ha ammazzata veramente, è andato in galera. Ha scontato tutti, è ancora vivo lui, ha scontato tutti gli anni. A un certo punto avrebbe avuto anche la libertà, solo che ha sparato un poliziotto. No, è rimasto in carcere, è rimasto in cura psichiatrica, cioè tuttora, perché dice la sua vita ormai è lì. Quindi ragazzi, nessuno si becca i punti, porca miseria. Questa però devo dirvi non era male, però nessuno prende punti. E allora andiamo con la prossima domanda. Tocca ad Alex e guarda, il caso vuole che arriva proprio uno dei tuoi idoli. Negli anni 90 Dave Weckl modifica drasticamente la propria impostazione, studiando con un celebre didatta. Quale? Ed Sof, Jim Shepin, Freddy Gruber, Dom Famularo. Alex, tu so che ho visto anche un tuo video, quando ti ho intervistato ho messo una spezzone del tuo video dove fai Weckl che avrai avuto... non so quanti anni, ma avevi una iappa. Avevi una iappa bellissima e so che è stato uno dei tuoi riferimenti. Vabbè, penso che per Lele, voi della vostra generazione, immagino che sarete stati tutti folgorati da questa roba qua. Prima dammi la risposta e poi ne parliamo. Allora, Ed Sof, tra l'altro lo adoro. Jim Chapin è un didatta grandissimo. E Don Famularo, tu me ne parli sempre in un modo pazzesco e io direi Freddy Gruber, perché è quello che ha cambiato un po' anche l'impostazione fisica, proprio posturale sullo strumento, perché Weckl per esempio aveva dei problemi di schiena, aveva dei problemi come molti batteristi tra l'altro che usano la traditional, però lui era veramente particolarmente ingobbito da una parte, eccetera, e Freddy Gruber gli ha cambiato un po' la situazione, a lui, a batterista dei Rush, Neil Peart, certo,
sì, sì. Insomma, direi fuori. Quindi accendo la C, accendiamo la C. Accendiamo la C un po'. Ed è giusto, caro Alex, ma sapevo che di beccarti la sapeva anche Lele questa cosa. Non ha ucciso la madre. Sì, perché poi tra non ha ucciso la che tra l'altro c'era questo DVD dove Wack l'ha proprio invitato Gruber, c'era questo triplo, se non sbaglio, doppio triplo bellissimo DVD dove Freddy Gruber mostrava proprio, certo. Ve lo ricordate? Cioè, sì, sì. Vero che anche tu, Lele, sei cresciuto con quel batterismo, cioè quando è uscito tipo Master Plan, cos'è successo? Sì, Master Plan, ma anche prima, io mi ricordo la Electric Band. Prima tournée che fece con l'Acoustic Trio, anche c'era Patitucci e Correa, eravamo andati a Trento a sentirlo, eravamo io, Eugenio Mori e Sergino, Angelino, nostro amico, e pensa che lui era sbarbo, ovviamente, e forse le primissime tournée che faceva in Europa con Correa, forse la prima, e mi ricordo che a fine spettacolo ci chiamò, quindi all'uscita del teatro di Trento, ci chiamò sul furgoncino, c'era questo furgoncino tipo della Volkswagen, tipo Scooby-Doo, no? E ci fece salire, tirò fuori le bacchette, si è sul pianale di questo furgone, si bisa suonare, faccio il giro, ma tu come ti... Wacko che chiedeva a noi, ma voi che impostazioni usate? Cioè, perché aveva dei dubbi magari. No, era più disincantato, diciamo così, di come poi è divenuto, perché immaginati. Vabbè, insomma, poi adesso è diventata anche una leggenda. Certo. Andiamo avanti con la prossima domanda. Bravo Alex, ma Lele, questa non è facile. Te la ma dico perché già. Mi bastoni così? Aspetta, guarda, l'avevo preparata per Alex, però sei uscito tu, perché ho detto queste qua Alex le sa tutte, vedrai che fa punteggio. Allora, quale di questi batteristi ha registrato per Vasco Rossi? Attenzione: Mike Terrana, Travis Barker, Taylor Hawkins, Thomas Lang. Non è facile per niente, no, cioè, non la sanno in molti. No, vabbè, Thomas Lang ha fatto i turni, ha fatto i turni qui in Italia. Beh, Mike Terrana è stato tanto qui in Italia. Porca miseria. Prima quello che ammazza la madre, poi la... e poi questa cosa qui che... Guarda. Allora, io direi che ha registrato... Tra l'altro, io Taylor Hawkins devo proprio fare uno sforzo per capire chi è. Il batterista dei Foo Fighters. Sì, dai. Ah, ok. Che però lui faceva anche, cioè prima di andare nei Foo Fighters, lui suonava con Alanis Morris, comunque è stato uno che ha fatto... Allora, io direi Travis Barker no. Secondo me è uno di quei due lì. Secondo me potrebbe essere, ragazzi, non vi fan di Vasco, non si devono incazzare, o i super nerd del batterismo pop italiano che non si incazzino con me. Ma guarda che mi sa che non la sanno mica in tanti, eh. Ma guarda, io ti direi a naso Thomas Lang. Vediamo. Non è Thomas Lang. Thomas Lang, tu lo dici giusto perché Lang. Alex, dai, vai a tentativi. Ma guarda, mi butto Thomas su questo Ferrari. Taylor Hawkins. Buttati su Taylor Hawkins. Allora faccio la C? Vai di C. Ragazzi, ed è proprio Taylor Hawkins che nessuno direbbe mai che ha suonato con Vasco, e invece che fortuna. Ha registrato con Vasco in due occasioni. E cioè, pensate che anche il batterista degli Aerosmith ha suonato con Vasco. Pensate, ma pensa. Sì, era difficile questo. Comunque... Ma cavolo, sto facendo come la Juve nelle finali di Champions. No, guarda, Lele, questo ce lo puoi fare. Chi suona, guardalo, te lo lascio un attimo grande, così lo guardi, bene. Allora, chi suona su questo kit? Eric Moore. Dave Grohl. Keith Carlock, Larnell Lewis. Guarda, ci sono due indizi che ti fanno già capire chi è. Ma la foto posso rivederla, no? Guarda che bello. Vabbè, allora, innanzitutto... Cosa noti? È un endorser... Beh, noto che è un endorser Zildjian, prima. Poi noto che c'ha quel rullante lì. Adesso leva la foto perché devo rivedere il nome. Ma questo è Larnell Lewis. Dico di... Questo gli fai in due. Dico di... Didi, ok, ormai. Ed è Larnell Lewis, ed è lui, perché magari non hai visto bene dalla foto, però c'ha sto rullante al posto del timpano, no? Sì, che è abbastanza caratteristico. E poi un'altra cosa, per una piccola chicca che ho voluto scegliere nella foto, ci sono queste cuffie rosse, che se vi ricordate quel video famoso di Snarky Puppy dove suonano tutti con le cuffie rosse, ho detto
Ah, quelle lì. Cioè, Kit Carlock non ci suonerebbe con le cuffie rosse. Eric Moore sì, però Eric Moore avrebbe quelle pelli multicolor che di solito utilizzo, comunque avrebbe avuto qualcosa di fluo, no? Quindi bene, Lele, quindi sei ancora in corsa alla grande. Vediamo la prossima domanda. Ecco, questa qua, Alex. Allora, in quale anno venne commercializzata la Roland TR-808? Aiuto. Va bene. voi l'avete vissuta in pieno, quelle certo, quindi... 707, pensa a te. Ecco, allora, 1980, 1983, 1972, 1986. San Procoprio Martire. Guarda... Quello che ho letto, tra parentesi, intanto che ci penso, è che quando uscì la macchina... Fu un po' andò malissimo commercialmente. Hanno venduto pochissimi esemplari, l'hanno messa fuori produzione dopo poco. Pensa a te. Io punterei sulla D, 1986. Ci vado? Proviamo. Nine. Lele, lo puoi beccare perché se la becchi fai 75 punti, Pazzesco. Ho un dubbio pazzesco tra A e B. Allora, io guarda, te la butto. Buttami. Io direi 1983. B. Vado. Vai. Nine. Vabbè, teoricamente è un calcio di rigore. A questo punto andrei sul 1980. Guarda come lo dice con arroganza. Che arroganza. Ed è giusto. Bene, 72, cioè, non era sì, possibile. Ma stai ascoltando, Ciccio, non va bene. vediamo cosa arriva. Io sono juventino, tu sei milanista, quindi vedi che tutto torna. Allora, questa la potete sapere tutte e due. Ma chi deve rispondere? Tocca a Lele. Ah, ok. Questa la potete sapere tutte e due. Questa l'avevo preparata facile per Alex, perché... Chi sono questi? Che gruppo è? Quale batterista ha inciso l'album Heavy Weather dei Weather Report? D'accordo? Non conosco sto gruppo qua. Alex Acuña, che tu non conosci, Alex. Davvero. Neanche. Sheila Escovedo, Narada Michael Walden, Peter Erskine. Beh, io direi A, però dopo Alex mi dice due robe. Va bene, allora diciamolo. Su quarto ha preso giusto, però, Lele, dai. T'ho preso bene, se no ti arrabbi con me poi, perché tutte le domande buone vanno a Alex, e allora vado. Ed è lui. Però guarda, è un grande amico di Alex. Infatti, so che avete suonato insieme, amico. Avete fatto delle cose che mi hai raccontato anche nell'intervista. Dimmi due parole su. Ma tra l'altro, in questo disco qui suona la batteria, mentre nel disco precedente, che è Black Market, suonava le percussioni e praticamente lui diceva a Pastorius guarda che io nel prossimo disco suonerò la batteria, non suonerò le percussioni, e quindi e in effetti è poi andato a suonare il drum set. Tra l'altro i batteristi citati, vabbè, a parte Sheila Escovedo, che comunque è del mondo comunque percussivo, quindi bah, sai, non è neanche giovanissimo, lei tutto sommato. Peter Erskine. Gli altri hanno suonato comunque, quindi è una domanda anche un po' difficile. No, ma infatti, però. Io lo sapevo, ma se me lo chiedevi 2 anni fa, ti dicevo Peter Erskine, sinceramente, non avrei un po' dovuto tirare. Quindi, bravi ragazzi. Mi diceva Acuña che in quel periodo lì vivevano nello stesso appartamento a New York lui e Jaco Pastorius, e praticamente Pastorius, per esercitarsi, per studiare il basso, appoggiava la paletta del basso sulla porta di casa, in modo che amplificasse il suono del basso elettrico senza jack, la porta di legno amplificava il suono, quindi lui appoggiando la paletta suonava il basso lì, capito? Pazzesco. Studiava in quella maniera lì. Pazzesco. Allora, ha risposto Lele, quindi la prossima tocca ad Alex. Attenzione. Vediamo se la sai. Con quale artista è stata Cindy Blackman, una batterista bravissima. Sì, molto brava lei. Io l'adoro. Allora, Simon Le Bon,
Allora, con quale artista sposato? Simon Le Bon, Lenny Kravitz, Seal, Carlos Santana. Allora, Simon Le Bon direi no. Fedez lo stesso. Lenny Kravitz e Seal. Ma direi il buon Devadip Carlos Santana. Vediamo. Porca miseria, sai. Ma perché lei suona anche con lui. Sì. Suona, è la sua batterista. Lei adesso si chiama Cindy Blackman Santana. E beh, del resto, se io mi sposo con Carlo Santana, lo cambio anch'io il cognome, eh? Sono... Non è male, eh? Non è male. Alex, stai andando bene. Però Lele può dare tutto. È da dire che è l'ultima domanda, quindi Lele non vincerai. Usti. Però se becchi questa, sei l'eroe, perché la domanda sì, vabbè, è difficile. Ma ragazzi, Dado, mi hai falcidiato. Ma no, ma il caso è voluto così, ti è andata male. La settimana passata, Fede contro Max Furian ha perso per una domanda, ma ha perso con un punteggio... Oh, ci è rimasto male per due giorni, eh? Ma quale domande avrò sbagliato? Cioè, si vede che la vedeva male. Allora, dai, l'11 settembre 2001... esce un disco che in copertina rappresenta per puro caso, cioè sfiga incredibile, il World Trade Center in fiamme. L'album viene immediatamente ritirato e sostituito con una nuova immagine. Quale album? La sai, Alex? No. Ma questa non la sa nessuno. Muse, Origin of Symmetry, Radiohead, Amnesiac, Coldplay, A Rush of Blood to the Head, Dream Theater, Scenes from a Memory. Sai, devo buttarla. Sta facendo la conta. Guarda, io avrei detto Radio, non so perché la B, però dai, fai B, tanto guarda. Vado B? Ma sì, perché comunque... Guarda, io così, per intuito, scene da una memoria, mi verrebbe da dirti la D, Dream Theater, scene da una memoria, cioè è un ricordo, l'11 non dirmi settembre. Non dirmi che hai sto culo, eh. Dream Theater. sì, adesso devo fare questa musichetta che non so come farò. Ragazzi, quando è che vi fate una suonata insieme di nuovo? Ma molto presto, molto presto. Molto presto? Ma cosa facevate prima? In pentola. La roba là, allora sapevo che Alex, perché lei a te non ti ho ancora intervistato, quindi non so bene ancora tutta la tua storia, della tua evoluzione musicale, perché credevo fosse un batterista più fusion che latin. Invece tu mi dici che con Alex avete dato tanto. Sì, avevamo questo gruppo che sì, mi ha suonato in diverse situazioni, insomma anche orchestre con i cubani, insomma sudamericani, ma avevamo anche un'orchestra che si chiamava Orchestra, un gruppo che si chiamava Alma Latina, che facevamo salsa. Quindi Anima Latina, no? Si suonava tanto live, si facevano, ti ricordi, Alex? Mamma mia, si suonavano, facevamo 20 date al mese, per cui abbiamo fatto un bel periodo, un bel po' di anni, e ci scambiavamo anche un po' gli strumenti, perché poi succedeva che lui voleva fare un pezzetto in valse, allora io andavo un po' sulle conga con un suonaccio vergognoso. Ci siamo divertiti tantissimo. Ma vi faccio una domanda, ditemi qual è la cosa che vi piace di più musicalmente dell'altro, anche umanamente naturalmente. Lele, parti tu a dirmi di Alex. Alex umanamente, Alex è una persona meravigliosa, è molto, molto empatico, poi una persona che ti abbraccia. Cioè io adoro Alex perché è una delle poche persone che quando lo vedo posso abbracciarlo tranquillamente, lui me. Quindi ha una persona da molto contatto fisico e questa cosa la adoro. Musicalmente Alex è sempre stato a livelli. Tu prima citavi il periodo di Wacol quando suonava, che lui aveva fatto dei video pazzeschi. Di quanti anni fa sono, Alex, quei video lì? Che suona Iron Magic? 86. 1986, era appena uscito con la telecamera, era appena uscita. Per cui lui ha sempre suonato ad altissimi livelli, vabbè. No, non è vero. Quando suona, appunto, basta. Alex, invece di Lele, cosa mi dici? Con Lele ho un rapporto, umanamente parlando, come un fratello, perché
ci vogliamo un bene pazzesco e poi ci conosciamo veramente da tantissimi anni e musicalmente ha una fluidità nel fraseggio che mi piace tantissimo, cioè fa delle frasi bellissime, morbide, poi è molto personale, quindi ha una personalità sua e questo è molto importante, cioè non è fotografabile con altri, insomma, ecco. Wow. E complimento. Beh, ma mi hai tirato su dalla batostona qui. Infatti, ho detto, parliamo di questo, così ci sarà un po' di amore. Metto un po' di cuori, perché vabbè, dai, insomma. Comunque, ragazzi, siete stati bravissimi. Alex, adesso tu sei bravissimo, Dado, no, sei eccezionale. Bravo, Dado. Non ho ancora deciso se ci sarà, ma può darsi che alla fine ci sarà una Royal Rumble finale con tutti i vincitori, quindi Alex, tienti libero, perché sarà una sfida all'ultimo sangue con la ruota tutte le domande. Ragazzi, un abbraccione. Grazie a te, Dado. Grazie a te, Dado. Alla prossima, ciao. Divertente. Ciao. Ditino. Ciao, Lele. Ragazzi, che sfiga Lele, tutte a lui gli sono capitate le domande bastarde, comunque sono stati dei grandi, mi sono divertito un casino. Se ti è piaciuto, ti sei divertito, lasciami un commento o un like. Io ti ricordo il mio sito ufficiale, che è suonarelabatteria.it, il sito dei miei corsi, corsi.suonarelabatteria.it. Al prossimo episodio, buona musica, ciao!